Avendo già conquistato la triplice corona delle tre squadre del Regno Unito, l'Inghilterra nutriva speranze di vincere il campionato RBS delle Sei Nazioni se le cose fossero andate per il suo verso a Roma e a Parigi. L'equazione per la squadra di Stuart Langas era chiara: battere l'Italia e sperare che la Francia potesse vincere con un minimo vantaggio sull'Irlanda, cosa che sarebbe bastata all'Inghilterra per vincere questo titolo per ben 27 volte. C'era anche la possibilità di oltrepassare i 49 punti che li distanziavano dall'Irlanda qualora questa avesse dovuto vincere a Parigi. Solo un cambio nella squadra con Marco Vanipula in sostituzione di Joe Marler, la cui compagna stava per dare alla luce un bambino. L'Italia era alla ricerca della sua prima vittoria RBS Sei Nazioni sull'Inghilterra. Le sue ultime tre sconfitte a Roma erano avvenute tutte con margini minimi. Con il ritorno dell'influente Sergio Parisse a sostegno del PAC, l'allenatore Jack Brunel sperava che la sua squadra potesse ottenere una vittoria di ultimo giorno per la terza stagione consecutiva. Lorenzo Cittadini e Mattias Agüero hanno iniziato in prima fila e sono stati gli altri due campi nella nazionale italiana. All'inizio Luciano Orchera e Owen Farrell hanno trasformato punizioni che hanno messo le due squadre in stato di parità dopo 11 minuti. E ci è voluto un bel po' di tempo prima che gli ospiti si imponessero. Mike Brown è stato un contendente come giocatore del campionato fin dall'inizio, con una serie di partite di alta qualità, e al 14° minuto ancora una volta ha dato prova di quanto sapesse fare con un incontenibile sprazzo di velocità sulla sinistra per la sua terza meta del campionato. Un superbo passaggio da parte dell'estremo dell'Alarcan che ha lasciato Michele Campagnaro e Luke McLean sbalorditi. Farrell ha trasformato i due punti portando l'Inghilterra in vantaggio 10-3 appena un quarto d'ora dalla fine del primo tempo. Orchera segnò un altro penalty per il 6-10, ma quando l'Inghilterra attaccava si faceva sempre minacciosa. Continuando a pressare gli italiani verso la loro linea, subito dopo la mezz'ora gli inglesi spezzarono la resistenza dei padroni di casa. Giocando di vantaggio, Danny Kerr passò la palla a Farrell che la rincorse e saltò oltre correndo oltre i pali senza che nessuno lo toccasse. È stata la seconda meta degli ospiti. Un buon risultato che lasciò Farrell con il semplice compito della trasformazione e portare così la sua squadra a 17-6 con tanto tempo ancora davanti. A due minuti prima dell'interruzione un'altra travolgente meta da parte di Brown. È stata una superba azione costruita dall'allineamento. Passaggi veloci e ottimo appoggio da parte di Brown che raccolse da Farrell e si lanciò verso la linea come uno sprinter olimpionico. Brown ha celebrato così la sua quarta meta del campionato. Il consistente margine di vittorie di cui l'Inghilterra aveva bisogno per mettere l'Irlanda sotto pressione stava divenendo una possibilità allo scadere del primo tempo. Farrell trasformò con precisione e l'Inghilterra poteva andare a riposo con 24 punti a 6 di vantaggio. 10 minuti dopo la ripresa, mentre l'Inghilterra pressava per una quarta meta, l'Italia si è vista in pericolo. Borrell era sulla linea, ma la palla è arrivata a Marco Bortolami in posizione di fuorigioco che gli costò il cartellino giallo e fuori per 10 minuti. Immediatamente l'Inghilterra si fece avanti. La pressione che i suoi esercitavano era incessante e finalmente essi trovarono un varco nella difesa italiana quando Brown imbeccò Jack Nowell che si tuffò per la sua prima meta in nazionale. Un grande momento nella carriera del ventenne giocatore dell'Exeter e quando Farrell trasformò i due punti il distacco si è esteso a 31-6 a favore dell'Inghilterra. Nessuna possibilità per l'Italia di rifarsi, si trattava solo di quanti altri punti l'Inghilterra poteva beneficiare negli ultimi 25 minuti. Gli inglesi cercarono una quinta meta al 61° quando Vanipula venne in aiuto di Billy 12-3 e il giocatore nato a Wellington evase i placcatori italiani stanchi segnando la sua prima meta per l'Inghilterra mentre il tabellone si distanziava sempre a favore degli ospiti. Farrell aggiunse gli altri due punti portando il vantaggio a 38-6. Gli azzurri non riuscivano a contenere lo slancio degli ospiti. Al 68° i varchi si aprirono di nuovo quando Farrell imbeccò il sostituto Manu Tuilagi che di forza si impose sulla linea per la meta numero 6. Un bel momento per Tuilagi dopo 6 mesi di assenza dovuta a infortunio. Il compito di Farrell di trasformare e portare l'Inghilterra a 45-6 fu facile. Così gli inglesi si avvicinavano ai 49 punti di vantaggio di cui godeva l'Irlanda.
Ma le speranze della squadra di Lancaster si sono smorzate quando la palla, data a Joe Lounsbury e passata subito, è stata intercettata da Leonardo Sarto, che si lanciò verso la linea per la prima meta dell'Italia in questa partita. Anche se la trasformazione di Tommy Allen fallì, tuttavia la distanza era scesa a 34 punti e questo rendeva il compito inglese di raggiungere il vantaggio irlandese più difficile. Sarto così aggiungeva un'altra meta a quella segnata contro l'Irlanda la settimana prima. Una magra controllazione per la partita, ma un duro colpo per le speranze inglesi. Ci fu tempo ancora per un'altra meta inglese dopo l'ottantesimo minuto. Il sostituto George Ford diede una palla al capitano Chris Dobshaw, che segnò il pomeriggio romano con un'altra meta e con la trasformazione dall'impeccabile piede di Farrell. L'Inghilterra così vingeva 52-11, non abbastanza per mettere sotto pressione l'Irlanda, ma non lontana dalla sua ultima vittoria a Roma di 59-12. Agli inglesi non restava altro da fare adesso che aspettare notizie da Parigi e anche se queste più tardi non sono state di loro gradimento, tuttavia i giocatori di Stuart Lancaster possono guardare avanti con fiducia alla loro estate in Nuova Zelanda e con la Coppa del Mondo all'orizzonte questa squadra inglese potrà battersi da contendente. All'Italia tocca il cucchiaio di legno, ma con una squadra giovane e alcuni atleti attempati potranno esserci tempi migliori per gli azzurri. Risultato finale allo Stadio Olimpico: Italia 11, Inghilterra 52.